Cari amici, Papa Francesco, come un buon medico spirituale, ha partecipato ieri, lunedì 14 maggio, nella Basilica di San Giovanni Laterano, all'incontro con le diocesi di Roma. E attraverso la relazione di Don Paolo Ascolan, professore al Pontificio Istituto Pastorale Redemptori Hominis della Pontificia Università Lateranense, ha preso visione delle malattie spirituali della Chiesa di Roma. Dalla relazione di Don Ascolan è risultato che a preoccupare la crescita dell'io a dismisura. La mancanza di comunione tra cristiani con le varie realtà ecclesiali che non si parlano, la frenesia, le troppe iniziative pastorali che non danno tempo di riflettere. Manca inoltre chi insegna a pregare. Mancano i poveri come parte della comunità, come soggetti che evangelizzano. Papa Francesco, nel rispondere, ha affermato che siccome è solo il Signore che può guarire, allora ecco la cura in tre punti. Primo, la persona del Signore, Gesù. Il Vangelo in mano. Dobbiamo abituarci a leggere un passo del Vangelo tutti i giorni, ha detto il Papa. Ogni giorno un passo del Vangelo, per conoscere meglio Gesù. Secondo, la preghiera. Ma se tu leggi il Vangelo, subito ti viene la voglia di dire qualcosa al Signore, di pregare, fare un dialogo con Lui, breve. Terzo, le opere di misericordia. Le malattie, ha detto il Papa, guariranno solo se sappiamo dove stiamo andando, perché e con chi soprattutto. La Chiesa di Roma deve camminare cercando di coinvolgere tutti i cittadini senza scartare o lasciare indietro nessuno, ha affermato Papa Francesco, insieme con Gesù per passare dall'essere un non popolo all'essere sempre di più il popolo di Dio. In particolare, ha detto il Papa, le opere di misericordia, mentre aiuteranno i giovani ad atterrare nel mondo reale, nello stesso tempo potranno fronteggiare e superare fenomeni come l'individualismo, l'isolamento, la paura di esistere, la frantumazione, il pericolo sociale, tipici di tutte le metropoli e presenti quindi anche a Roma. Condizio sine qua non, ha ribadito il Papa, per la Chiesa di Roma per superare il fastidio, la stanchezza e l'avvilimento per lo stallo nel quale sembra esserci impantanati, è il coraggio di uscire fuori da noi stessi, dalle nostre comodità, dal si è fatto sempre così, per andare oltre ogni muro, ogni confine, ogni falso equilibrio, per incendiare la città di Roma con la rivoluzione della tenerezza. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.